giardino potrete trovare tante idee per rinnovare e curare i vostri spazi verdi. Ampia scelta di arredamento per esterni, macchinari e utensili dal giardino, oltre a barbecue e tavolini. Vieni a trovarci, siamo ad Abbadia Alpina, Pinerolo. Iris di Parma sono al lavoro per cercare le tracce degli assassini di Giovanni Bruno, il barista freddato con diversi colpi di pistola, sull'auto che i malviventi hanno usato, una Peugeot 207 grigia rubata a Torino e poi abbandonata a poco distante dal bar, in una traversa di stradale Carmagnola. Il sostituto procuratore Francesco La Rosa, che sta coordinando le indagini, ha incontrato il tenente colonnello Marco Pizzamiglio, vicecomandante dei RIS. A breve arriveranno i primi riscontri. Si stanno cercando le impronte digitali degli assassini o tracce del DNA. E intanto continuano le indagini serrate del nucleo operativo di Pinerolo, coordinate dal luogotenente Francesco Primerano e dai colleghi del nucleo investigativo di Torino. Due le piste. La prima riconduce a quei rapinatori seriali che hanno preso di mira una sala scommesse di Orbassano. La seconda si basa sull'ipotesi che potrebbe trattarsi degli stessi rapinatori che il 2 marzo avevano portato via l'incasso della sala giochi a lato del bar. L'accordato di prenditori che ha rilevato e rilanciato la Galup ora ha fatto un'offerta per l'Astreglio, la storica fabbrica di cioccolato di None, che è stata dichiarata fallita. La proposta è stata avanzata proprio da loro ieri mattina al giudice che cura il fallimento. La proposta è quella di affittare il marchio della fabbrica di cioccolatini che ha sede a None, ma c'è una nota dolente: per continuare a produrre cioccolatini i nuovi proprietari della Galup hanno bisogno di 12 persone. Quale futuro quindi per gli altri 40 dipendenti? E intanto, sempre ieri, è stata richiesta la cassa integrazione per tutti e 52 i dipendenti dell'Astreglio. Nell'ASDO 3 sono oltre 30.000 le persone residenti con diabete, con un incremento del 6% ogni anno negli ultimi 3 anni. Il diabete è una malattia in forte aumento, soprattutto il diabete di tipo 2. Dai 285 milioni di persone con diabete di tipo 2 nel mondo nel 2010, si stima che nel 2030 saranno 438 milioni di persone con diabete, con una progressione stimabile di 21.000 nuovi casi al giorno. Questo rappresenterebbe una vera e propria pandemia. Per questo motivo, nel corso di una serata informativa inserita nel programma Attenti alla Salute 2013, questo tema sarà affrontato domani sera alle 21 a Torre Pellice, in via Roma 7. Si parlerà quindi di diabete e soprattutto di prevenzione.